Diamo il benvenuto a Maurizio Ficcadenti, Global R&D Manager di Baralan. Che valore ha oggi la vostra partecipazione a Cosmopac, anche alla luce di questo momento di socialità ritrovata? Buongiorno a tutti. Ebbene sì, il Cosmoprof, oltre ad essere un evento molto importante, riconosciuto da tutti come fosse l'evento più importante per il mondo della cosmetica, dopo questi ultimi 2 anni che ci ha messo a dura prova e non ci ha permesso di essere in contatto con i nostri clienti, i nostri fornitori, e questo sicuramente diventa un momento di grande valore e di importanza. Siamo quindi felici di essere presenti e di ritornare in contatto con quello che è la filiera dell'industria cosmetica e quindi di poter essere vicino e di fronte ai nostri clienti, clienti con cui abbiamo costruito il nostro passato e intendiamo costruire il nostro futuro. In questa nuova occasione avremo un nuovo stand con un nuovo layout, direi innovativo, studiato su misura per accogliere gli attuali clienti e i potenziali nuovi clienti. E quindi la partecipazione al Cosmo fa anche l'obiettivo di continuare a promuovere i nostri prodotti e tutto quello che ne deriva in termini di servizi associati ad essi. Questo presentando packaging funzionale e esteticamente legati al mondo della cosmetica, chiaramente sempre più ecosostenibile e per raggiungere nuovi obiettivi qualitativi nel nostro settore. Baralan celebra 60 anni di storia. Quali sono stati i pilastri della strategia che hanno segnato il vostro percorso a fianco delle industrie cosmetiche? 60 anni sono sicuramente un traguardo importante per la nostra azienda che festeggia questo anniversario, che appunto dal 1962 l'azienda idea, progetta, ingegnerizza, produce e personalizza set di packaging con i relativi accessori, ma questo accompagnato attraverso un servizio offerto e fatto da persone. Quindi il valore della partnership a lungo termine con i clienti e fornitori e ne traccia una linea di continuità. Ma questo appunto, come dicevo prima, non solo la commercializzazione di prodotti nell'ambito del packaging cosmetico, ma anche di servizi complementari e abbinati al tipo di prodotto che concediamo. La nostra strategia fondamentalmente si basa sui nostri valori, che sono appunto la passione per la cosmetica, per la bellezza, l'integrità relativamente alle norme, al rispetto dell'ambiente, la creatività nello sviluppo di nuove soluzioni, quindi arrivando ad ottenere sempre un'innovazione adeguata sia in termini di funzionalità che di estetica, e per arrivare appunto ad un contenuto di eccellenza dettato da una qualità sia del prodotto che dei servizi che concediamo. Quest'anno, celebrando il 60° anno, abbiamo avuto l'opportunità di sviluppare un nuovo brand, o meglio, un rebranding del nostro logo, accompagnando e seguendo le tendenze del settore e dei cambiamenti che il tempo segna. Tutto questo all'insegna dell'innovazione e legato anche allo sviluppo del mondo della cosmetica. Il gruppo quindi guarda sempre al futuro senza dimenticarsi le proprie radici. Quali sono invece le soluzioni innovative che presenterete in fiera? Al Cosmoprof presenteremo una serie di novità che derivano dagli sviluppi degli ultimi mesi di progettazione e di ideazione di nuovi prodotti. Avremo nuovi contenitori con degli stili dedicati che cercheranno di accontentare appunto le tendenze del momento, ma visto il continuo e necessario sviluppo nell'ambito dell'ecosostenibilità,
tenderemo a proporre tutta una serie di prodotti anche standard del nostro catalogo che vogliono rispondere a quelli che sono i contenuti di ecosostenibilità. Da qui riduzione, riuso, riciclo, parole oramai che rimbalzano continuamente all'interno di discorsi e di argomenti sempre più legati alla produzione futura, abbiamo cercato anche noi di fare attenzione a quello che è l'ottimizzazione della realizzazione di un prodotto. Ottimizzare un prodotto quindi significa utilizzare meno materiale, renderlo più leggero, e ottimizzare un prodotto significa utilizzare un solo materiale invece che più materiali, quindi rendendolo anche qui in un certo qual modo monomateriale. Ottimizzare un prodotto significa renderlo più fruibile, rendendo facile l'utilizzo di esso. Quindi è chiaro che l'intento è quello di fare come sempre nuovi prodotti, ma rispettando sempre di più la natura e l'uomo. E tra questi cito alcuni di essi, come idea, che è il nostro nuovo sistema airless con contenitore in vetro, dove abbiamo una riduzione consistente di quantità di vetro rispetto ai normali contenitori. Oppure posso parlare del Sifter 70 in monomateriale polipropilene riciclabile, che si può abbinare a delle capsule anch'esse in polipropilene, e quindi sganciandolo dal vetro può essere tranquillamente riciclato insieme al resto della plastica. Per non parlare poi anche del riuso del materiale, contemplando il PCR che sarà portato all'interno del salone attraverso la base in polipropilene, quindi avremo dei prodotti in PCR base polipropilene che potremo offrire al 30, al 60, addirittura al 100% di contenuto riciclato post consumo. E questo è un po' così un overview di quello che riusciremo e porteremo al prossimo CosmoProf. Bene, allora ci vediamo a CosmoProf. Grazie, vi aspettiamo al nostro stand e spero di conoscervi tutti di persona.